Un maxi furto celebrato in più atti, prelevando dall'azienda dove lavorava la Comalat di Carpigliano 103 forme di formaggio di diverso tipo e valore, quello complessivo di oltre 5.000 euro, ai danni dell'azienda che offriva lavoro e sostentamento a un 53enne dipendente infedele che verrà probabilmente licenziato per giusta causa dopo il periodo di sospensione fino al processo. Il ritrovamento delle forme in due diverse abitazioni nella disponibilità diretta dell'uomo lo inchioda a responsabilità evidenti. Evidenziare come sussistano dubbi sul fatto che altri prodotti possano essere stati già venduti in nero o consumati, accrescendo quindi il conto definitivo da stimare della merce rubata. Per il futuro imputato, i capi d'accusa consistono in furto aggravato, ricettazione con licenziamento in tronco dietro l'angolo. Era insospettabile, incensurato, mai stato fonte di problemi sul posto di lavoro. Ad oggi si parla solo di presunto ladro, ma gli indizi raccolti dagli investigatori dell'Arma nei confronti di AG, cittadino italiano nato nel 68 con origini lombarde, lasceranno pochi spazi di manovra all'eventuale difesa e potrebbe non aver agito da solo. Il lavoro posto in campo dai militari, in particolare della stazione di Marostica, aveva seguito più di una pista, ma dopo aver capito che le razzie di prodotti alimentari erano state condotte con metodo progressivo nell'arco di qualche mese, i sospetti si sono concentrati sui lavori interni all'azienda casearia, fino a porre attenzione a quelli con accesso diretto alla produzione. Il cerchio si è via via ristretto fino ad individuare il 53enne come possibile autore di furti, fino a quando i carabinieri hanno deciso di intervenire a colpo sicuro, operando in controllo in strada, mirato sulla via consueta di ritorno a casa dopo il turno di lavoro alla Comalat. Nell'auto del sospettato sono stati trovati nel portabagagli alcuni formaggi freschi di produzione, non senza riscontrare un certo imbarazzo da parte del conducente. Non si trattava affatto di benefit concessi a dipendenti laboriosi, ma l'esatto contrario. I militari lo sapevano bene, per questo hanno subito disposto la perquisizione domiciliare, che ha fruttato proprio a Marostica ulteriori 70 forme custodite in cantina per un peso di circa 320 kg.